Ciao a tutti e a tutte, io sono Stene e benvenuti su Stene Channel. Faccio questa brevissima introduzione che è differente rispetto a quelle abituali per informarvi che da oggi inizia una nuova rubrica all'interno del mio canale e si chiamerà Storie Trivenete. Sempre storie di calcio, però concentrate su fatti, personaggi e squadre facenti parte del Triveneto. Il tutto viene realizzato in collaborazione con il sito www.trivenetogol.it, all'interno del quale potete trovare news aggiornate 24 su 24 su tutte le squadre facenti parte del circuito del Triveneto, dalla Serie A ai dilettanti. Ringrazio di tutto cuore il direttore Dimitri Canello, per me è assolutamente gratificante ricevere la sua fiducia ed essere ospitato all'interno dei suoi spazi. Questa puntata pilota è dedicata ad una fiaba calcistica che si chiama Chievo Verona. Una società, una squadretta nata in periferia e che poi, nel corso degli anni, ha dato origine alla leggendaria favola dei Mussi Volanti. Ci troviamo quindi di fronte ad una storia triveneta che merita assolutamente di essere raccontata. Siamo nel 1964, Luigi Campedelli, titolare della Paluani, una piccola pasticceria specializzata in prodotti da forno a lievitazione naturale, diventa il presidente del Chievo, una squadra iscritta alla seconda categoria veneta nel girone veronese. Così, mentre la ditta si struttura in una vera e propria azienda che nel tempo diventerà leader della produzione industriale di dolci da ricorrenza fino al 2021, la squadretta di dilettanti, che rappresenta l'omonima frazione di 1.800 abitanti, ancora non lo sa, ma da qui inizierà la propria scalata verso il calcio che conta e la leggenda. Il percorso del CEO, che in dialetto veneto significa piccolo, sembra praticamente segnato fin dagli albori. Questo nomignolo calza a pennello per il team frazionale in quanto schiacciato costantemente dalla fama del gigante blasonato Hellas Verona, che più passa il tempo più appare irraggiungibile. Tra l'altro, il destino sembra completamente avverso nei confronti dei clivensi, perché nel momento in cui conquistano un traguardo importante, puntualmente vengono oscurati dal Verona che ne raggiunge uno in concomitanza ancor più rilevante. Per esempio, negli anni 70 i CEI raggiungono la Serie D con una scalata entusiasmante, ma è il medesimo periodo dell'Hellas di Zigoni, Luppi e della Fatal Verona, quello squadrone che tolse lo scudetto al Milan. In pratica, di questo salto di qualità del Chievo se ne accorgono solo quelli del quartiere ed amici e parenti dei calciatori. Negli anni 80 la scena, per certi versi, appare ancora più bizzarra. Il Chievo, con molta umiltà, tenta di acchiappare il professionismo e vi riuscirà, giusto nel quinquennio che combacia con l'arrivo sulla panchina dell'Hellas di un certo Osvaldo Bagnoli, allenatore che apre un ciclo incredibile nell'annata 84-85, trascina i gialloblu alla conquista del primo e unico tricolore della loro storia. Un'impresa titanica e leggendaria della quale ancora oggi tutti si ricordano nitidamente. All'epoca ci fu una festa incredibile a Verona e nel circondario, alla quale probabilmente hanno partecipato anche tutti coloro che orbitavano nel contesto Chievo. Sta di fatto che questo successo, in pratica, oscura per quasi un decennio tutto ciò di buono che i calciatori del CEO e la famiglia Campedelli stanno realizzando, perché nel giro di un biennio anche i clivensi vincono il loro scudetto targato 1986 conquistando la C2 e nel 1988 mettono in bacheca la loro champion, quando si materializza la promozione nella vecchia terza serie nazionale chiamata C1. L'uomo simbolo di questa straordinaria cavalcata è il bomber Flavio Pippo Fiorio, 129 presenze e 47 gol in maglia clivense, ex baby prodigio scuola Hellas che contribuisce in maniera tangibile a suon di marcature a questo doppio salto incredibile, effettuato da una squadretta frazionale. Un miracolo sportivo che al giorno d'oggi avrebbe generato un volume incredibile di news a livello nazionale e globale e sarebbe stato un evento da condivisione sui social decisamente di tendenza, l'ideale per creare post acchiappa clic e virali. Tutto questo però accadde nei mitici anni 80 e soprattutto in una città particolare a livello calcistico come Verona. La maggior parte degli abitanti, della gente, degli sportivi della bellissima città che si affaccia sull'Adige, non considera minimamente il Chievo, che anzi sta antipatico soprattutto ai tifosi dell'Hellas che lo sbeffeggiano in dialetto veneto della serie: ma dove vuoi andarsti qua che tanto rovina solca il campo e nessuno va a vederli. Tradotto: ma dove vogliono andare questi qui che tanto rovinano solamente il campo e nessuno va a vederli.
Effettivamente, attorno a questa affermazione c'è molto di vero, perché nel momento in cui il Chievo ha fatto il grande salto dal dilettantismo al professionismo, ha dovuto abbandonare il vecchio campetto di periferia parrocchiale di Bottagisio per trasferirsi a giocare al Bentegodi, che ogni volta che ospita il CEO appare desolatamente vuoto. Effettivamente un tasto dolente non è un problema da poco. Ogni volta che il CEO gioca in casa le presenze sono scarsissime per non dire inesistenti, e se nel tempo qualche volta si sono superate le 1000 unità è solo e unicamente per merito delle tifoserie ospiti che hanno seppato il Bentegodi con parecchio seguito, come quelle del Venezia Mestre, della Triestina, del Vicenza e della SPAL, tanto per citarne alcune. In più, in caso di necessità, il Chievo deve anche migrare in campo neutro per lasciare spazio al Verona. L'esempio più lampante avviene nella stagione 1990-91. Mentre al Bentegodi quasi 40.000 persone festeggiano il ritorno in massima serie dei gialloblu, il 9 giugno del 1991, 45 km più a sud, allo stadio Martelli di Mantova, il team allenato da Gianni Bui si gioca le rimanenti speranze di salvezza contro il Pavia, di fronte a poco più di 250 supporter. I veronesi devono assolutamente vincere contro i pavesi, altrimenti rischiano la retrocessione in C2. A 10 minuti dalla fine, Curti su rigore trafigge il portiere lombardo e consegna la permanenza in C1 al sodalizio della famiglia Campedelli. Una rete importantissima che rappresenterà a posteriori un vero e proprio sliding door che cambierà completamente le sorti per il futuro del club clivense. Perché da questo pomeriggio in avanti il percorso del Chievo sarà costantemente in crescendo e la storia della società prenderà una svolta epocale verso traguardi fino ad allora impensabili, perché nessuno poteva lontanamente immaginare cosa sarebbe successo di lì a poco. I tornei 1991-92 e 1992-93 di Serie C1 sono quelli dove fondamentalmente il Chievo, in religioso silenzio, getta le basi per il futuro salto in Serie B. In questo biennio un fattaccio scuote e colpisce l'intimità dell'ambiente e purtroppo coincide con una disgrazia: la prematura scomparsa del patron Luigi Campedelli. A prendere le redini della società subentra il figlio Luca, che a 25 anni diventa il presidente più giovane d'Italia. Nel frattempo la squadra, dopo aver conquistato la salvezza contro il Pavia, è ritornata sotto la guida del totem Carlo De Angelis, detto Napoleone, il mister che ha portato i clivensi in C2 nel 1986. Il vecchio maestro sostituisce Gianni Bui e nelle ultime due annate della sua carriera chiude entrambe le stagioni al settimo posto, traguardo onorevolissimo e graditissimo ad una realtà che in precedenza si era sempre salvata per il rotto della cuffia. L'ultima partita della carriera da allenatore di Carlo De Angelis è targata 23 maggio 1993. Il derby contro il Vicenza, neopromosso in Serie B, fa da contorno ad un pomeriggio di festa per entrambe, soprattutto per i veronesi, già salvi da qualche settimana. Le reti di Moretto ed Antonioli congedano il vecchio maestro, che compie il suo ultimo capolavoro scegliendo il perfetto erede che siederà nella panchina clivense e guiderà la squadra al suo posto. Nell'estate del 1993 Napoleone De Angelis va in pensione e cede il timone della prima squadra in totale accordo con la società al suo vice, un certo Alberto Malesani, dando così continuità ad un lavoro che era iniziato due anni prima. Questa è la fase embrionale della favola del Chievo e dei Mussi Volanti, perché quello che si materializzerà 10 anni dopo con la cavalcata targata Gigi Del Neri prende vita da qui, all'inizio degli anni 90, dove il mondo del calcio conosce per la prima volta Alberto Malesani, un giovane allenatore veronese del quartiere San Michele Extra, classe 1954. Ha nel suo curriculum una brevissima carriera in Serie D da centrocampista e già a quel tempo possedeva una gran dote, cioè la spiccata capacità di leggere perfettamente le partite e sistemare la squadra mentre era in campo. Di lui si erano accorti, oltre al mister De Angelis, anche il presidente Luca Campedelli e Giovanni Sartori, un DS che negli anni si imporrà come uno dei migliori dirigenti sportivi italiani, riuscendo frequentemente ad acquistare giocatori poco illustri, poi rivelatisi fondamentali per la squadra. La grande intuizione del direttore sarà quella di dare continuità al progetto, consegnando il CEO proprio al vice di De Angelis, e mai mossa fu più azzeccata. Il neotecnico, al debutto in terza serie, nel campionato di Serie C1 targato 93-94, convintissimo del suo credo calcistico senza alcun timore reverenziale,
forgia un gruppo di perfetti sconosciuti inculcando alla squadra le sue idee tattiche all'epoca estremamente sfacciate e innovative, alternando al classico 4-4-2 un più spregiudicato 3-4-3. Il CEO non si fa minimamente condizionare dalla presenza in campionato di Bologna, Triestina, Spal, Empoli e Como, considerate le favoritissime di un torneo strutturato in maniera sperimentale in quanto per la prima volta presenta anche la formula dei play-off, ovvero al termine della stagione la prima classificata andrà in B, la seconda affronterà la quinta mentre la terza giocherà con la quarta, con gara d'andata in casa delle peggior classificate. In caso di parità di punteggio nel doppio confronto ci saranno dei tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e se dovesse permanere una situazione d'equilibrio al termine dei 120 minuti passeranno la seconda e la terza. Le due vincenti si affronteranno in campo neutro in una finalissima con eventuali supplementari e calci di rigore e l'esito conclusivo decreterà quale sarà la seconda squadra a salire in cadetteria. Altra novità importantissima è l'introduzione dei tre punti a vittoria, cosa che a livello sperimentale viene adottata solamente in terza serie. I CEI veronesi, fin dalle prime giornate, dimostrano uno spessore inaspettato. Oltre a proporre un gioco arioso e piacevole, mettono in difficoltà chiunque sfoggiando una sicurezza da grande squadra. La Spal si impone con fatica la prima giornata, mentre il Bologna deve addirittura rincorrere gli scaligeri che al Dallara fanno il bello e il cattivo tempo. I clivensi pareggiano con altre due corazzate, il Mantova e la Triestina, mentre Prato, Alessandria, Empoli, Como, Fiorenzuola e Carrarese sono le vittime eccellenti che devono abbassare il capo di fronte al team di Malesani che comincia a far notizia e farsi conoscere mettendosi in mostra, rilanciando atleti validissimi un pochino datati come il portiere Zanin e il libero Maran, futuro mister di successo. Antonioli, Gentilini e Ivan Moretto orchestrano perfettamente la metà campo ed in più il Chievo riceve apprezzamenti per aver fatto conoscere al mondo pallonaro due profili promettenti come i giovani bomber Cossato e Rinino, aiutati dalle vecchie volpi Bobo Gori e Curti. Al termine del girone d'andata la salvezza è praticamente in tasca, la classifica dei veneti è estremamente lusinghiera e qualcuno a voce molto bassa comincia a parlare di sogno playoff. La cosa più incredibile ed impensabile è l'inversione di tendenza di una buona fetta di popolazione veronese, che piano piano si comincia ad affezionare al team di Malesani, che non viene più bistrattato e snobbato come in precedenza, ma domenica dopo domenica si è guadagnato fiducia e simpatia, visto che con tanta umiltà sta comunque onorando una frazione della città scaligera a differenza dell'Hellas, blasonata porta colori del capoluogo che invece va male su tutti i fronti, con una situazione incerta e ballerina a livello societario, mentre la prima squadra è ben distante dalle zone alte della classifica a differenza dei clivensi. Il giro di boa con la vittoria sulla Carrarese si chiude con il Chievo in una posizione impensabile allo start del torneo di C1, tanto che le televisioni locali e Mister Malesani fanno un appello importante alla gente di Verona in vista del girone di ritorno. Cerchiamo sempre di esprimerci al meglio, di conciliare, diciamo, il calcio con lo spettacolo, perché giochiamo a viso aperto sia in casa che fuori, infatti lo testimoniano le nostre vittorie fuori casa, anzi forse vinciamo più fuori casa che in casa, forse questo dettato dal fatto che in casa non abbiamo molto pubblico, non abbiamo, però questa non deve essere una scusa, niente, come ha detto il mister giustamente, forse speriamo domenica, siccome arriva la Spal che è prima in classifica, magari che la città ci aiuti un attimino. Sì, è davvero un peccato questa mancanza di pubblico. Ma penso, oggi sicuramente è stato grandissimo, penso l'avete visto tutti, penso che questa squadra qua meriti di più e la città sicuramente ora deve stringersi attorno a questa squadra e noi li aspettiamo tutti domenica con la Spal, ne abbiamo tanto bisogno. Il 1994 si apre per il Chievo con il botto. La squadra di Malesani ricomincia il torneo di C1 come l'aveva chiuso, in maniera spettacolare. L'appello del tecnico del Chievo viene accolto, infatti con la Spal ci sono quasi 5.000 persone sugli spalti che rispondono alla nutritissima rappresentanza ferrarese. Il CEO si porta a casa una vittoria di platino, sconfiggendo la capolista a 7 dal 90esimo con una rete di Tamagnini. Ora che c'è anche il conforto della matematica salvezza, per i clivensi si aprono decisamente altri orizzonti ed altri traguardi. L'obiettivo all'inizio anno era quello di migliorare questa squadra qua sotto il profilo caratteriale. I ragazzi si stanno impegnando sotto questo profilo e adesso spetta loro proseguire su questa strada. Dimostrando di aver appreso completamente gli insegnamenti del proprio allenatore, i calciatori del Chievo continuano a stupire, inanellando 8 risultati utili consecutivi, conquistando 6 vittorie e 2 pareggi,
che valgono l'incredibile primato mantenendo per giunta due lunghezze di vantaggio su un'altra grande realtà del campionato, il Mantova, che in pratica viaggia alla stessa velocità degli scaligeri. Entrambe sorpassano le favoritissime Spal Como e Bologna, con i veronesi che in più si portano a casa anche lo scontro diretto con i felsinei. La risolve il roccioso centrocampista Bracaloni, che materializza un altro sliding door a tinte clivensi, che i giornali e i tifosi ribattezzano non la chiave di volta, ma bensì la Chievo di volta, perché ora più che mai quella che rimane comunque una modesta società di una frazione di Verona gioca a carte scoperte e punta diretta alla Serie B. Del resto il CEO è entrato meritatamente nel cuore degli sportivi italiani, che si stanno cominciando anche ad abituare alle pazze esultanze di mister Malesani, che con una decina d'anni d'anticipo sfoggia atteggiamenti festosi che all'epoca erano decisamente insoliti da parte di un allenatore. Malesani, lo sai che oggi c'erano 2.000 spettatori in più rispetto a Verona Pescara? Penso che per un giorno sia stato giusto così, senza nulla togliere al Verona. Penso che questo Chievo se lo meritava oggi, un premio di questo tipo. Il campionato diventa una questione che riguarda unicamente clivensi e virgiliani. Il Chievo e il Mantova continuano a viaggiare in modalità fibra ultra veloce rispetto a tutte le altre realtà del girone A. E ad 8 giornate dal termine i veronesi sono ancora avanti di 2 lunghezze in classifica rispetto ai virgiliani di Tomeazzi. Il 10 aprile 1994, in uno stadio Martelli tutto esaurito, va in scena lo scontro diretto, il big match che vale la testa della graduatoria. Lo vincono in scioltezza i biancorossi, portandosi in solitudine al comando del torneo. Clementi e Nervo affossano gli ospiti, ma il Chievo dimostra di avere un grandissimo carattere e non fa una piega, anzi guarda fiducioso al futuro nonostante abbia subito una sconfitta che potrebbe apparire bruciante e decisiva. Oggi abbiamo perso prima di tutto da una grande squadra, contro una grande squadra, messa bene in campo, con direi anche con degli ottimi giocatori. E poi oggi soprattutto il Chievo ha giocato bene, ecco, a me è piaciuto moltissimo. Penso che abbiano onorato nel migliore dei modi questa partita qui, penso che il pubblico si sia divertito e penso soprattutto è stato emblematico quando a fine partita ho visto quei ragazzi che mai ci avevano seguito prima d'ora nella storia del Chievo, 100-200 ragazzi che ci hanno applaudito a fine partita. Secondo me questi sono gli elogi più sinceri che vanno a confermare quanto detto adesso. Completamente privo di pressioni, conscio di essere comunque in una posizione di classifica privilegiata e che una domenica storta può capitare a tutti, con assoluta tranquillità il Chievo ricomincia il suo campionato rimanendo sempre incollato ai mantovani. La svolta in positivo per i ragazzi del presidente Campedelli avviene 20 giorni più avanti, in concomitanza con le prime due domeniche di maggio, dove in pratica si decidono i destini degli scaligeri e dei biancorossi. Il 1 maggio i gialloblu in casa vincono per 1-0 con la Prosesto, mentre il Mantova al Martelli pareggia per 0-0 con la Massese. La classifica della 30ª giornata recita Mantova 57, Chievo 56 punti. L'8 maggio i virgiliani subiscono uno stop sanguinoso a Bologna per 1-0, favorendo quindi i clivensi che si riprendono la testa della graduatoria, travolgendo la malcapitata pistoiese per 3-0, portandosi a più 2 sulla truppa di Tomeazzi. Moretto, Cossato e Curti regalano un sogno a questo Super Chievo che ha sfruttato a dovere il doppio turno interno, ottenendo un sorpasso decisivo per la gioia anche del baby difensore Fabiano Ballarin, una delle tante gradevoli scoperte di Sartori messe a disposizione di Malesani. Noi andiamo avanti per la nostra strada e noi ci crediamo alla Serie B, ci crediamo fino in fondo e noi daremo tutto e poi alla fine tireremo le somme. Va benissimo Ballarina a sorridere, in quanto ha 59 buoni motivi per farlo, ora che i veronesi guardano nuovamente tutti dall'alto verso il basso. Il Chievo supera anche il difficilissimo esame del Castellani di Empoli, nel quale i veronesi si impongono grazie alle preziosissime marcature di Marane Gori su calcio di rigore. Per un po' di tempo i Total Yellow hanno anche cullato il sogno del più 4 in classifica, ma alla fine un Mantova battagliero riuscito a mantenere il meno 2 dalla capolista, imponendosi meritatamente su un'altra toscana, il Prato. A 180 minuti dal gong la squadra di Malesani torna ad essere artefice del proprio destino. Mancano ancora 2 gradini da superare contro Spezia e Carrarese per poter tagliare il traguardo chiamato Serie B.
Contro i Liguri è la classica giornata indimenticabile da raccontare ai posteri, perché all'ingresso in campo il contesto che si trovano davanti i calciatori del Chievo è assolutamente da favola. Sono circa in 23.000 sugli spalti a partecipare a questa incredibile festa collettiva che aumenta con il passare dei minuti perché il Chievo è matematicamente in paradiso visto che il Mantova è inchiodato sullo 0-0 ad Alessandria. Un contorno impensabile fino a qualche mese prima che abbraccia Malesani e i suoi ragazzi che hanno compiuto un vero e proprio capolavoro convincendo una città ed una provincia intera, ma non solo. Contro lo Spezia tutto si riassume nei primi 45 minuti dove si materializza il 3-1 finale. Antonioli ed una doppietta di Bobo Gori, intervallata da un calcio di rigore del Ligure Scazzola, fissano questo esito. Nella ripresa tutta l'attenzione è rivolta alle radioline che trasmettono le notizie dal Piemonte dove giocano i biancorossi. Purtroppo per i veronesi, nel finale, gli uomini di Tomeazzi riescono a portare a casa i 3 punti. La festa al Bentegodi si spegne proprio sul più bello, ma non l'entusiasmo, perché mancano veramente pochi centimetri per tagliare un traguardo epocale. Diciamo che l'aspetto più positivo è vedere questo pubblico qui, cioè era impensabile già l'anno scorso vedere un pubblico così al Bentegodi, io credo che sia una cosa stupenda, ecco. Comunque noi siamo a posto fisicamente, mentalmente e andremo a Carrara sicuramente per fare la nostra gara. Il 29 maggio 1994 è una data che viene incisa per sempre nella storia del Chievo Verona. A Carrara sono circa in 3.000 che dal Veneto giungono in Toscana per dire c'ero anch'io a trascinare il CEO verso la leggenda. 15 pullman e 2 treni speciali fanno da corredo ad un pomeriggio epico che si vive in contemporanea tra lo Stadio dei Marmi ed il Martelli, esaurito in ogni ordine di posto. Il pomeriggio comincia con delle emozioni forti per le tifoserie clivensi e mantovane. Le prime novità giungono proprio dai marmiferi. Fermanelli ha trasformato un calcio di rigore ed il Chievo è sotto per 1-0. La squadra di Tomeazzi apprende la notizia, preme sull'acceleratore e Lele Pasa sblocca la sfida con la Triestina dopo 15 minuti. 180 secondi dopo pareggia Marsic su rigore, infine alla mezz'ora Clementi riporta in vantaggio i Lombardi. Nel frattempo giungono annunci fasulli in quel di Mantova che danno il Chievo sotto di 2 gol. Tutto l'impianto esplode in un boato, ma durante l'intervallo viene rettificata la fake news. Il presidente biancorosso Grigolo non sta più nella pelle, perché comunque i veneti perdono e a fine primo tempo la sua squadra è in Serie B. Al 60° minuto cambiano nuovamente gli scenari. Mentre a Carrara i 3.000 veronesi esultano perché Antonioli, con il suo marchio di fabbrica, il calcio di punizione, ha rimesso le cose in equilibrio, la Triestina acchiappa ancora il pareggio, sempre con Marsic al Martelli. All'85° Aguzzoli rimette la freccia per i biancorossi, che però devono fare i conti con Giuliano Gentilini, l'uomo del destino del Chievo che con la sua zampata consegna la Serie B alla piccola frazione scaligera. Un intero paese in festa e a ripercorrere questa impresa è proprio il timoniere di questa caravella, Alberto Malesani, che di fronte a delle portaerei è riuscito ad arrivare in porto per primo sorpassando tutti. Questa è la sua intervista originale dell'epoca, realizzata da Lorenzo Petizzioli e Maurizio Mosca nel corso dello speciale della trasmissione Fuori Gioco. Al di là, diciamo, del discorso emotivo che chiaramente ti dà gioia, eccetera, che sia stato così, il fatto di essere storico, di essere andati in Serie B, io dico che non è nata a caso la vittoria del Chievo, ecco. La vittoria del Chievo ha radici profonde. E come l'hai costruita? Secondo me è nata innanzitutto da una grande società, sì. Soprattutto perché il primo aspetto è quello lì. E poi è nata da un grande lavoro, secondo me, di gruppo in profondità. E di una grande organizzazione anche di gioco. Sì, io metto dentro questo perché non mi sembra così, mi sembra limitativo parlare solo di organizzazione di gioco. No, certo, no, abbiamo parlato della società. È importantissimo, però l'aspetto più importante è per ottenere una grande organizzazione di gioco è che tutti i componenti di questo gruppo riescano a lavorare per raggiungere degli obiettivi. Ecco. Certo. Io, se ho un merito, è questo forse, di aver fatto capire a questi ragazzi che nella vita bisogna sempre lavorare per obiettivi.
Cioè, e non è facile farlo capire oggi. Io penso che sia una cosa che se entra nella testa di tutti e poi riesci sicuramente a ottenere grandi risultati. Ecco, noi siamo un grande gruppo e è iniziato 3 anni fa il lavoro ed è terminato quest'anno. Ha capito che la sua squadra avrebbe potuto conquistare la Serie B? Sì, è stato dopo che avevamo perso a Palazzolo, eravamo quartultimi in classifica quest'anno e poi subito dopo abbiamo fatto, mi sembra, 3 vittorie di fila. Ecco, lì da quel momento lì ho capito che io ci credevo già all'inizio. E lì cos'è scattato di diverso che ha trasformato il Chievo? Cioè questa convinzione dei giocatori? Sì, c'è stato a livello comunicazione fra me e loro, secondo me, proprio il fatto di esserci capiti fino in fondo, ecco. Soprattutto si veniva da 2 anni dove si era fatto bene e non bisognava accontentarsi. Ecco, lì hanno capito loro che non era sufficiente arrivare, eravamo arrivati 7° il primo anno, 6° il secondo, non era sufficiente. Il momento della gloria, Alberto. Non era così qua, ho tirato un urlo che mi hanno chiesto qualcosa e io ho solo gridato perché fosse buttato fuori tutta la tensione che avevo accumulato quest'anno. Ecco. Il campionato 1994-95 ospita per la prima volta il Chievo in Serie B. La squadra è rimasta praticamente immutata a parte qualche innesto, ma la critica attacca il team di Malesani, reo di non aver fatto un mercato adeguato alla nuova categoria. In realtà mantenere quasi inalterata l'ossatura della rosa si rivela l'ennesima mossa vincente. Il Chievo propone un gran calcio, disputa un ottimo campionato da Cenerentola, salvandosi con largo anticipo e in più si toglie 2 soddisfazioni che hanno un valore inestimabile per la piccola frazione veronese. Sabato 10 dicembre 1994 alle 20:30, in diretta nazionale l'anticipo di Serie B trasmesso da Telepiù, una partita epica che rappresenta un sogno così folle da viaggiare a braccetto con l'utopia. Il primo derby in assoluto tra l'Hellas Verona e il Chievo. Si gioca di fronte ad un Marcantonio Bentegodi tutto esaurito. Quello che va in scena è qualcosa di magico, soprattutto per la piccola frazione scaligere e per la sua squadra, che una decina d'anni prima giocava ancora nel campionato dilettantistico e nel campetto parrocchiale di Bottagisio. Ora è riuscita a riempire tutta la curva sud e gran parte dello stadio cittadino che recentemente ha ospitato anche i mondiali di Italia 90. Il bar Pantalona, da sempre storico quartier generale dei supporter del CEO, rappresenta una sorta di sacrario forgiatosi con la stessa tenacia che appartiene al team che sostengono. Il club frazionale, che prima era deriso ed umiliato, ora ha addirittura una decina di affiliazioni che hanno portato nuovi appassionati a seguire i Total Yellow e i numeri confermano che in città e nel circondario la tendenza è cambiata. C'è anche curiosità attorno a questo incrocio perché vede il conservatore Mutti contro il rivoluzionario Malesani. Estremamente significativi sono anche gli striscioni esposti nella sud all'entrata in campo delle 2 squadre. Sfottò che rivelano una rivalità ora più che mai accesa. I messaggi sui vessilli augurano grosse carie per chi consuma prodotti paluani e ricordano che i veri tifosi del Verona non seguono le mode ma tifano l'Hellas e soprattutto consumano i prodotti della concorrenza, quelli Samsung. Purtroppo Verona e Chievo sono accomunate anche nel dolore. È commovente l'iniziativa di entrambe le società che con un bellissimo gesto vogliono in un certo qual modo far partecipare a questa prima volta anche chi non c'è più. Aprendo il match con un minuto di raccoglimento in memoria di Eros Mazzi e Luigi Campedelli, storici presidenti che hanno dato tutto per le rispettive squadre e che sono prematuramente scomparsi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Il risultato finale della partita è un pareggio per 1-1 e a conti fatti appare il verdetto più giusto. La sblocca per i gialloblu al 60° su rigore Fabrizio Fermanelli. Sì, proprio l'attaccante che sempre dal dischetto fece venire i sudori freddi ai clivensi nella sfida di Carrara qualche mese prima. La pareggia all'85° per il CEO, il suo uomo più rappresentativo in fase offensiva, Bobo Gori, che Malesani ha gettato nella mischia qualche minuto prima. Finisce così, senza né vincitori né vinti, ma tra gli applausi del pubblico veronese, che si è divertito di fronte al primo storico derby, che ha regalato soprattutto uno spettacolo calcistico di altissimo livello.
Ma io credo che abbia vinto Verona. Io l'ho sempre detto, il derby era da parte nostra, fra virgolette, l'avevamo già vinto, perché io guardo soprattutto, oggi guardavo soprattutto il lato sportivo, il lato umano, ecco, noi secondo me abbiamo contribuito perché ne venga fuori una festa Verona calcistica. Credo che anche il Verona ce ne debba atto di questo. Ecco, poi il campo è stato diverso, è stata una partita durissima, un grande Verona nel primo tempo, un grande Chievo nel secondo tempo. L'autore del gol ad vantaggio del Verona su rigore è Fermanelli, è stato il tuo il settimo gol stagionale, sì. Che sensazioni hai avuto poi questo primo derby veronese? No, la sensazione è stata bella perché c'era un gran pubblico, però dopo il gol ho esploso tutta la mia rabbia, perché sono andato sotto la curva del Verona, perché credo che il Verona lo meritano solo quelli della curva e basta. Ma è veramente una sensazione stupenda, insomma, prima della partita ero tesissimo, anche perché insomma sono tanti amici che mi guardavano, sono a Verona, sono nato a Milano, però sono insomma da tanto tempo che sono qua. È stata una sensazione incredibile che alla fine insomma con questo 1-1 è stata ancora più grande, ecco, poi andare sotto i tifosi che non abbiamo mai avuto è veramente bello. Il più grande desiderio dei compianti Saverio Garonzi e papà Campedelli, storici dirigenti che fecero nascere il Chievo, si materializza magicamente il 7 maggio del 1995. La squadra del presidente Campedelli in pratica si conquista la matematica salvezza proprio contro i cugini. Il secondo derby della storia è completamente a tinte clivensi, con il team di Malesani che travolge quello di Mutti. I protagonisti assoluti di questo leggendario pomeriggio sono il bomber Michele Cossato, che sblocca la sfida al quarto d'ora del primo tempo, e Fabian Valtolina, che a inizio ripresa con uno slalom gigante regala il raddoppio ai suoi per l'apoteosi della curva nord. Una caparbia iniziativa di Fabrizio Camarata, 10 dalla fine, crea flebili speranze ai veronesi di riagguantare almeno il pari, ma al 90° minuto Andrea Giordano, sempre su assist di Valtolina, è freddo e scaltro nel cuore dell'area di rigore, scarta il portiere Gregori e chiude il derby sul 3-1 per il CEO. Missione compiuta, e molto probabilmente anche Garonzi e papà Campedelli lassù nel cielo stanno festeggiando questo epico successo. Si conclude qui il nostro racconto, che a distanza di 30 anni esatti ha il sapore di una fiaba e di un tempo che non c'è più. Una storia all'insegna dell'umiltà e dell'abnegazione, elementi che hanno permesso ad una piccola società di periferia di tagliare dei traguardi incredibili. E se è nata la leggendaria favola dei Mussi Volanti, il merito principale è di questo gruppo di dirigenti e ragazzi sconosciuti che hanno dimostrato che senza fare follie economiche, con il lavoro, il sudore, la fatica, ma soprattutto la convinzione dei propri mezzi e la programmazione, anche i sogni, qualche volta, si possono tramutare in una meravigliosa realtà.